Io, guarda, sentendoti leggere il telegiornale ho perso completamente la testa per te. Io, guarda, ti devo baciare assolutamente, perché io, guarda, ti giuro, non... Sei meravigliosa, guarda, tu sei veramente meravigliosa. Ecco, la conduttrice potrebbe morire di imbarazzo, no, in diretta. Guarda, veramente io ho perso completamente il lume della ragione, scusa la franchezza, ma è così. Grazie Gelagnocchi per la partecipazione, no, ricorderò, no, io sto questo qua, momento. Sto qua, io mi fermo, la... no, io mi fermo in Puglia. Per me? Per te, sì. Grazie. Prego. Grazie, grazie per la partecipazione e in bocca al lupo per lo spettacolo. Noi continuiamo. È un piacere avere non solo uno dei comici più divertenti della storia della comicità italiana, ma anche uno degli uomini più galanti che si potevano immaginare, soprattutto in un periodo di politicamente corretto in cui questa poteva essere anche definita un'aggressione. Ciao Gene! Ciao, ciao. Buon pomeriggio. Senti, ben arrivato a Factotum. Allora, intanto la mia stima totale, perché effettivamente lei è bellissima. Poi mi fai sapere dove sei a Bari, così ti vengo a trovare. Ma adesso come... sono a casa dei suoi. Ah, perfetto. Come sono simpatici? Che cosa ti stanno... Sono simpaticissimi. Stiamo un po' pianificando un po' le nozze. Ma cosa ti stanno facendo mangiare? Immagino questi pranzi. Sai, sono pranzi luculiani. Smette mai, però insomma è stato un colpo di fulmine, quindi ci sta. Senti, ma come ti è venuto in mente? Esatto, cioè, la domanda, senso, che ci siamo posti è una stamattina. Strategia di marketing? No, sei innamorato sul serio? No, in realtà io, cioè, per due motivi, cioè io ho appena scritto un libro che si chiama proprio Cosa fare a Faenza quando sei morto, della storia di uno che insomma, diciamo che non ce la fa più a vedere le cose come sono assolutamente, cioè questi fatti che accadono ripetutamente sempre uguali così, e no, insomma, chiede un po' di un cambiamento così, no? È uno che si chiama Rudy Schivazzappa e si interessa del mondo, poi ad un certo punto viene a sapere che Diletti condurrà un altro speciale su Padre Pio, allora capisci che non c'è speranza, no? Non c'è speranza, decide che è un po', allora volevo un po', insomma, visto che avevo il libro in promozione, è una cosa che insomma, si fa abitualmente negli Stati Uniti, la baciare chi lo presenta. Sì, si bacia. Senti, però adesso Gene ci devi dire se Maria Grazia, sì, Lombardi, appunto giornalista del TGR Puglia, sì, che ha avuto l'onore di baciarti, era preparata a questa tua gag oppure se proprio l'hai colta di sorpresa. No, chiaramente volevo che fosse colta di sorpresa, perché insomma le cose vanno fatte anche, cioè, per avere un minimo di reazione. Devo dire che lei non ha reagito moltissimo, mi è sembrata anzi, come dire, accogliente, o sbaglio? No, beh, chiaramente eravamo in un TG, però in realtà c'è anche questo risvolto. Io vorrei anche, sì, voglio dire, è stato bello, è stato piacevole, perché lei poi è una ragazza intelligente e anche molto, molto carina, però io volevo provare con tutte le conduttrici di regionale, quindi non mi fermo sicuramente alla Puglia, vorrei provare, insomma, vorrei cercare di avere, prima di decidere, prima, cioè, vorrei provare... Giusto. No, ma quindi tu quando dicevi io rimango qua, non intendevi rimango qua in Puglia, rimango proprio qua in studio in attesa di tutte sì, le sì, altre. Sì, rimango in studio in attesa che finisca. No, rimango in studio in attesa che... No, rimango in Puglia in realtà, perché infatti sono ancora in Puglia. Però in realtà volevo dire rimango qui per te. Certo. No. Ero completamente rapito. È chiaro, no, ma io lo capisco benissimo. Senti, prima di passare al libro, mi chiedevo se comunque adesso cercando di parlare un pochino più seriamente, sì, questo sia anche l'atteggiamento che tu hai nei confronti della televisione, che è un po' dissacrante. A me vengono in mente le tue incursioni alla Domenica Sportiva, quando tu eri in studio, però a un certo punto mettevi una maschera. Mettevi e dissacravi un ambiente che di solito è molto serioso nei propri confronti. Sì, no, ma questa è una cifra, per carità, che io ritengo sia doverosa per chi fa questo lavoro, cercare di, poi dopo uno può fare anche una cosa che è più giusta o meno giusta, però secondo me l'atteggiamento di chi fa il nostro lavoro è quello un po' di scompaginare i piani, un po' di mettere di
scompigliare un po' le carte, quindi è vero quello che hai detto. Io tra l'altro non è la prima volta che bacio durante una trasmissione delle cioè, mi piace un po' creare un limonare, tipo di... diciamolo. No, non è, non è limonare, è proprio creare magari un diversivo rispetto al da detto. Poi una volta può venire bene, un'altra volta meno, però insomma l'atteggiamento secondo me è un atteggiamento che credo che sia corretto, ecco. No, assolutamente. Senti, riguardo al libro invece, sì, anche quello voglio dire è un titolo che va contro quello che un normale editore direbbe, no? Cioè, credo che Faenza è morto non siano proprio le parole preferite da un editore, o sbaglio? Beh sì, però è una parafrasi. Hai dovuto lottare per questo titolo, hai dovuto baciare qualcuno in... Ma guarda, a Bompiani. C'è stato un po', è vero, sì, c'è stato un po' di... Però io ero talmente innamorato del film Cosa fare a Denver quando sei morto, non so se ve lo ricordate, altro che... con Andy Garcia e William Dafoe, che l'ho subito pensato così, e quindi non c'era verso. Sì, mi è stato detto, ma perché non pensiamo un altro titolo così? No, gli ho detto, questo qui è quello che mi rappresenta, che penso che vada bene, e l'ho tenuto questo, perché se no non è che puoi far sempre tutto per... giusto fare quello che uno si sente di fare, ecco. Certo. Il personaggio è un personaggio che normalmente non ritroviamo nella comicità italiana, perlomeno quella attuale, no? Perché è un personaggio molto divertente, però in maniera surreale, come sei tu, e in alcuni momenti anche malinconica, cioè cerca di attraversare vari spettri invece della battuta tout court che ti aspetteresti dal libro di chi fa comicità, anche se di alto livello come te. E mi sbaglio, è la ricerca di un... No, è verissimo, no, è un libro scritto, cioè non è che sia una cosa, una raccolta di gag, in realtà è un libro, cioè io intendevo rappresentare il disagio di una persona che si sente continuamente tirare per la giacchetta e si sente continuamente investita da questi fatti che ogni volta che appaiono si pensano epocali, imperdibili, fatti a cui non si può rinunciare, poi stringi, li vedi con un occhio un po' disincantato, sono niente praticamente. Quindi è anche un tentativo, anche un minimo di tentativo di dire anche, guardate che bisogna forse recuperare anche un tempo per sé che di qualità, che forse è più soddisfacente, ma è semplicemente una rappresentazione di uno stato di disagio, ecco. Gianni, cambiando argomento, ti vorrei interrogare sul destino del Parma. Come hai vissuto gli ultimi mesi? Adesso si è ripartiti dalla Serie D con una squadra di giovanissimi. Qual è il tuo punto di vista su questa storia? Anche perché appunto è caduta una grande nobile del nostro calcio. Tu sei un grande tifoso, hai anche giocato per il Parma, se non sbaglio. Quindi chi meglio di te può darci un punto di vista sulla situazione, sulla vicenda della società gialloblu? Beh, sicuramente mi ha fatto molto male, perché poi è una vicenda che ho seguito anche da vicino, nel senso che poi io sono anche stato tesserato per il Parma, percepivo uno stipendio, anzi si può anche dire che sia io la causa del crack, perché prendevo il minimo di stipendio, e quindi, che poi ovviamente non tenevo, però è una vicenda che lascia molta amarezza, perché insomma passare dall'aver conquistato l'Europa League a più niente, cioè è una cosa, poi soprattutto con i risvolti che abbiamo visto, certe figure come Manenti che arrivano i bonifici, è diventata quasi una farsa poi alla fine. Però devo dire che parlando con la nuova dirigenza, soprattutto con i Barilla, con i Pizzoli, c'è proprio una volontà di rinascita che fa proprio ben sperare. Cioè, si può anche ripartire dalla D se c'è questa volontà. Io credo che il Parma in D ci rimarrà, ma anche in Lega Pro ci rimarrà molto poco, quindi
lo rivedremo presto a lottare per il posto che gli compete. E questo lo speriamo. Ti sei mai chiesto perché Parma, proprio come città, abbia accolto comunque queste vicende così devastanti a livello economico, ma anche grottesche? Perché nel caso di Tanzi, addirittura col Bianchetto modificavano i. Certo. Qui c'è stato Ghirardi e poi Manenti che hanno. Veramente sembrava un libro comico tragico, tragicomico. Ecco. Ti sei mai chiesto perché proprio a Parma si è concentrato questo aspetto di malaffare, ma anche goffaggine? Beh, forse perché c'è quel. Sì, è vero, è giusto come osservazione. Però forse c'è quella vena di follia padana che forse percorre il parmigiano e gli fa fare delle cose che altrimenti qualcun altro un po' più razionale non farebbe. È sì. Giustissima come osservazione, però è vero. In effetti, a quel punto sarebbe meglio baciare una conduttrice piuttosto che falsificare un bilancio. Certo, e come no. E quello lì è fondamentale. Però insomma, io adesso... Abbiamo cominciato con la Puglia, adesso sto valutando, sto vedendo le altre conduttrici di TG regionali e vediamo, insomma, adesso però presto un'incursione la faccio sicuramente. Gene, tu quando vuoi venire a baciarci in diretta sei il benvenuto, noi ma siamo a Roma, quando passi da Roma... Ma voi però non siete in video. No. Non siamo in video, però possiamo pomiciare così tanto che esatto. Si sente proprio anche in radio, con si forza. Sente proprio... Ah, si può sentire, possiamo farlo. Sì, proviamo, insomma, facciamo un tentativo. Vuoi mettere quanto è surreale e rivoluzionaria la pomiciata in radio? Che si sente... Certo, come no? Bellissimo, vabbè, bellissimo. Però, sai, quello lì poi sai chi sente la radio sospetto che non sia vera, così bisogna dare bisogna dare un senso di verità. E allora cosa. Portiamo una webcam. Ci organizziamo con la webcam. Pur di limonare con Gene Gnocchi qualsiasi. Allora cosa. Noi consigliamo il libro di Gene Gnocchi, Cosa fare a Faenza quando sei morto, edito da Bompiani. Andate nelle librerie e portatele sì, a casa. Perché è molto bello, veramente molto bello. E ve lo consigliamo. E poi a questo punto aspettiamo il tour per tutti i TG regionali del nostro genere. Che bacerà anche gli uomini a questo punto. Sì, e attenzione. Che, vabbè, ti capita un conduttore uomo o maschio, devi fare. Vabbè, chiaro, certo. Io è il tour del bacio, è serial kisser dei conduttori di TG regionali. Esatto. Chi capita, capita. Esatto, esatto. Certo. Chi capita, capita. Tra l'altro, diciamolo che tu nelle presentazioni non fai solo autografi. Giusto? Cioè... nel senso che chiaramente no, fai gli autografi, ma c'è anche un giro di che ne so chi vuole essere baciato, che cioè dai anche prestazioni di altro tipo, no? Adesso non mi spingerai così in là. lasciamo un attimo. Beh, ma guarda che ti sbagli, perché l'editoria è un brutto posto, per vendere io sono disposto a fare qualsiasi cosa. Grazie mille Gene, ci risentiamo presto. Un abbraccio. Buon pomeriggio, grazie mille a Gene Gnocchi.